Ben ritrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. In apertura oggi parliamo di un territorio che purtroppo è sempre più colpito, quello della montagna, dove servono davvero scelte concrete, decisive. Ecco che allora Roberti è arrivato ad Erto e Casso e ha parlato delle sinergie che servono contro lo spopolamento della montagna. Ma sentiamo le sue stesse parole mentre era a Erto e Casso. La montagna ha una connotazione territoriale propria che con le altre identità specifiche costituisce la ricchezza del Friuli Venezia Giulia, va quindi tutelata dal rischio di spopolamento attraverso nuove progettualità, favorendo a questo scopo la sinergia tra territori. Lo ha affermato l'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti intervenendo a Erto e Casso al direttivo dell'Associazione per il Consiglio dei Comuni, delle Province e delle Regioni d'Europa, riunitesi nel municipio del comune montano pordenonese per approvare il programma delle attività 2018. L'associazione composta da ex sindaci e amministratori locali e presieduta da Franco Brussa è stata impegnata in particolare in due progetti di valenza internazionale, il progetto europeo Nuovo Scenario Europeo, innestato sul gemellaggio tra i comuni di San Canzian di Sonzo, San Canzian and Klonfler Sea in Austria e di Vaca in Slovenia, e la Summer School per amministratori locali che si è svolta a settembre a Zovello di Ravarscletto in collaborazione con l'ANCI, Informest e Centro Ocse di Trento. Due opportunità di formazione interessanti, ha dichiarato Roberti, che favoriscono la crescita della cultura amministrativa improntata sulla costruzione di nuove relazioni tra amministratori che inevitabilmente si traducono poi in occasioni di collaborazione tra territori. È questo l'approccio di cui abbiamo bisogno nell'affrontare i temi legati allo spopolamento della montagna e alla costruzione di progettualità nuove per creare economia preservando l'identità dei luoghi e delle popolazioni che li abitano, ha aggiunto Roberti. Una visione che è stata condivisa dal sindaco di Erto e Casso, Antonio Carrara, che ha chiesto all'amministrazione regionale e a chi come AICRE sviluppa progetti trasversali di tenere conto delle piccole realtà che hanno voglia di superare le difficoltà nella consapevolezza che chi investe nei territori montani deve avere progetti a lungo termine. E ora la cronaca ci porta a Udine: avrebbe molestato due ragazze, di cui una minorenne, nel giro di pochi minuti, in pieno centro e in pieno giorno a Udine. Per questo motivo un nigeriano 32enne senza fissa dimora in Italia è stato arrestato dalla polizia per l'ipotesi di reato di violenza sessuale. È successo tutto alle 17.30 di venerdì, dove una donna di 26 anni stava rientrando dall'auto, dal centro, attraversava il giardinetto pubblico che collega Piazzale Oberdan con via Diaz. La sua auto è parcheggiata a poco distante, lo straniero si è avvicinato alle spalle, improvvisamente l'ha bloccata a sé con un abbraccio, costringendola a subire i palpeggiamenti sul seno. La ragazza è rimasta terrorizzata, ha urlato, ha chiesto aiuto, attirando l'attenzione di altre persone presenti nel parco. La reazione ha portato il suo aggressore ad allentare la presa. Lei è riuscita a divincolarsi e a scappare. Corsa per di fiato fino all'auto e si è chiusa all'interno. Da lì con il suo telefonino ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine. Due le pattuglie della squadra volante che sono dirette dal commissario capo Francesco Leo, che sono prontamente arrivate. Una ha raggiunto la ragazza ancora chiusa nella sua auto sconvolta, l'altra invece è riuscita a fermare il sospettato, rintracciato ancora sul posto grazie alla puntuale descrizione fornita dalla vittima, che lo ha subito riconosciuto. Ora andiamo in provincia di Pordenone, a Sacile, dove ritorna la storica corsa dei Birocci, un evento che richiama quello dei tempi, quando appunto a Sacile c'erano altri eventi legati anche ai Birocci. Ma sentiamo. Siamo con Carco Umberto qui a Sacile, sotto loggiato straordinario, e dietro alle nostre spalle abbiamo il Birocchi. Lei è riuscito a trovare due documenti, gli unici per il momento, del 1858, quando durante la Fiera degli Animali qui a Sacile veniva fatta questa corsa. Ci sono altre esperienze, ci sono altri comuni, ci sono altre realtà che facevano qualcosa di similare? Non risulta. Prima del 1858, ricordo che siamo impero asburgico, deputazione e amministrazione della città e comune di Sacile, questa è la denominazione dell'ente organizzatore, non abbiamo trovato nessuna notizia. Dopo il 58 abbiamo
notizie indirette, nel senso documenti, appunti in archivio che parlano del Birocino, però non abbiamo altri documenti formali. L'unico, il più recente, che è bello perché è anche un filmato, è di Caneva nel 1958, durante la fiera dell'uva, allora si chiamava così, e c'è una corsa dei Birocini proprio a traino, però di cavallo, a traino cavallo. Queste sono le informazioni che siamo riusciti a trovare per il momento. Ecco, il traino qui a Sacile era con il cavallo, con l'asino, sempre con il cavallo? Sì, lei si riferisce alla corsa? La corsa era col cavallo, cavallino, insomma, ecco. Secondo lei, se è riuscito ad ipotizzare qualcosa, perché veniva fatta, ecco, questa corsa? Era un momento, chiamiamolo, di folklore? Era un momento per presentare meglio gli animali? Era così un momento di divertimento come possiamo vederlo oggi? Beh, ce lo siamo chiesto anche noi, perché i documenti sono questi e non ce ne sono di più. Una cosa ci fa pensare, la concomitanza con la fiera dei bovini, che era una fiera molto importante, molto grande e estesa, che qui ha durato fino al 1961. Il mondo è agricolo. Il carro, il baroccio, veniva usato proprio per il trasporto dei prodotti agricoli del fieno, ma e dei lavoratori anche, certo, quando tornavano indietro. Io pensiamo che probabilmente la concomitanza era proprio questa, per sottolineare il valore agreste, agricolo della manifestazione e anche della cultura, che era a quel tempo predominante. Ecco, si sa qual era il percorso di questi birocci? No, non conosciamo il percorso, però abbiamo il regolamento. Abbiamo trovato anche il regolamento che disciplinava i corridori, la corsa, le modalità di iscrizione, le penali, e anche già allora era prevista una cauzione per chi non si comportava bene secondo le regole, anzi poneva impedimento all'avversario, al concorrente, per farlo correre più veloce, e quindi si bastonavano, si prendevano scudisciate, malaparole, erano puniti e perdevano la cauzione. Quindi già allora era già una cosa molto sentita per essere così regolamentata. La cronaca ancora dalla provincia di Pordenone: due badanti, un uomo e una donna, sono stati denunciati dai carabinieri di Fontana Fredda per due distinti furti messi a segno in entrambi i casi ai danni degli anziani che avrebbero dovuto accudire e proteggere. A finire nei guai una 41enne sposata di Pordenone e un romeno di 51 anni residente a Maniago, anch'egli coniugato. La donna accudiva due anziani a Roveredo, dove faceva da loro badante nell'abitazione che i coniugi condividono con il figlio, ed è stato proprio lui, un impiegato 37enne, ad accorgersi della camera da letto erano spariti monili in oro per il valore di 5.000 euro. Altro furto, quello poi denunciato, che ha fatto finire nei guai il rumeno che risiede a Maniago. E ora parliamo invece dell'evento che si è svolto nel weekend, soprattutto domenica, nel Clou con la Barcolana a Trieste, un evento sportivo che è anche un veicolo promozionale per tutto il territorio. Sentite. Assessore Zanier, la Barcolana è innanzitutto un momento di promozione importante per la nostra produzione enogastronomica. Sì, non solo enogastronomica, io direi proprio agroalimentare in generale, ma specialmente un momento di promozione importantissimo per il territorio. Un momento di promozione che richiama un pubblico consistente, un pubblico interessato, e riesce a sfruttare quella sinergia tra gli eventi sportivi e quella che è la promozione territoriale dei prodotti. Credo che sia un unicum assolutamente importante. Oggi l'incontro anche col ministro sloveno dell'agricoltura, possibilità di partnership. Io credo che su questo tema bisogna essere franchi e dire: non esiste possibilità di non avere dei rapporti che portino a delle politiche comuni, perché siamo talmente vicini, abbiamo delle condizioni così simili che c'è necessità di avere un confronto, e ho visto che già da questo primo incontro c'è un clima assolutamente cordiale e disteso, ma specialmente volto a trovare delle soluzioni e a portare avanti quelle che sono le nostre soluzioni in modo univoco, in modo comune.
Assessore Bini, una vittoria come da programma per un grande evento che fa grande anche l'attrattività del Friuli Venezia Giulia. Beh sì, oggi Trieste davvero ha vinto sotto tutti i punti di vista, un'imbarcazione Spirito Porto Piccolo ha stravinto, una bella gara, stupenda giornata. E poi che dire, Trieste oggi si è manifestata per tutta la sua bellezza, per tutta la sua potenzialità, migliaia e migliaia di persone, abbiamo fatto il record di imbarcazioni iscritte a questa 50esima manifestazione, a questa 50esima barcolana, beh tanta cosa, quindi rendiamoci conto della forza che il Friuli Venezia Giulia può avere davvero non solo in Friuli Venezia Giulia, non solo in Italia ma nel mondo, dobbiamo saper valorizzare queste meravigliose cartoline che abbiamo. Direttore Gomiero, per Trieste, ovviamente per il Friuli Venezia Giulia, una grandissima opportunità turistica. Promo Turismo FVG ha un suo stand visitato da milioni di persone oggi. Assolutamente, l'abbiamo inaugurato venerdì alla presenza di tanti sportivi, perché la dimensione dello sport sarà una dimensione della strategia di Promo Turismo della regione per il futuro. Oggi è una giornata meravigliosa, come diceva l'assessore, ci consegna una cartolina e noi di Promo Turismo FVG vorremmo essere il francobollo con cui portiamo e spediamo questa cartolina nel mondo. Alla Barcolana non potevano mancare le frecce tricolori, la PAM ha sorvolato l'evento con tutte quelle imbarcazioni che erano nel Golfo di Trieste, delle immagini davvero esclusive, quelle catturate dalle stesse pattuglie, dalla stessa pattuglia acrobatica. Andiamo a guardarcele assieme. Rimaniamo a Trieste per parlare ancora di cronaca, però un ragazzo romano di 23 anni che ha sbattuto la testa dopo aver ricevuto un pugno in faccia è ricoverato in rianimazione all'ospedale di Cattinara. In una nota l'azienda ha comunicato che le condizioni sono stazionarie in un quadro di prognosi riservata. Una lite che aveva avuto luogo alle 3 di ieri notte proprio sulle rive. All'arrivo dei soccorsi il ragazzo era stato trovato già in coma e ora ci sono le indagini in corso per fare piena chiarezza sull'accaduto. Noi intanto ci fermiamo qui adesso con l'edizione del Friuli Venezia Giulia, vi ringrazio per aver scelto la nostra informazione e continuate a seguirci anche sulla pagina Facebook di Media24. Alla prossima!